Buongiorno ragazzi, continuano gli arrivi a Torino, alla Continassa, allo Juventus Training Center. Perché? Perché questa mattina sono arrivati pure Rovella e Gatti, che inizieranno il loro percorso in maglia Juventus in attesa di capire se saranno giocatori per la prima squadra oppure no. Su Gatti ho ben pochi dubbi, nel senso che anche guardando un attimo la situazione centrale difensiva della Juve mi viene naturale pensare che sì, sarà lui uno dei centrali della Juventus, magari che andrà a prendere il posto di Urgani, quindi quel giocatore che rimane lì in attesa di formarsi, di giocare e che non è assolutamente subito un titolare, ma non potrebbe essere altrimenti dato che non ha mai giocato nemmeno un minuto in Serie A. Quindi in attesa che possa concretizzarsi anche il suo passaggio in ottimo stato psicofisico alla Serie Maggiore, dopo aver reso veramente bene in Serie B l'anno scorso col Frosinone. In seconda battuta Rovella, ora dobbiamo cercare di capire se la Juventus deciderà di inserirlo come merce di scambio in qualche trattativa, se ne era parlato anche in chiave Zaniolo, o se anche lui rimarrà alla Juventus o se addirittura magari andrà via nuovamente in prestito. Stasera arriva Di Maria, questa sera arriva Angel Di Maria, perché domani ha le visite mediche, quindi domani a quest'ora saremo qui a parlare delle visite di Di Maria e sicuramente stasera, magari sul tardi, inizieremo a vedere le prime foto di Di Maria a Torino. E questa cosa, devo dire la verità, mi rende felice, perché è una trattativa che fosse stata per me sarebbe saltata tempo fa. Poi vi ho sempre detto che un conto è la percezione che abbiamo noi tramite i racconti dei giornalisti, un conto è poi quello che è accaduto seriamente tra Juventus e Di Maria. Io questo non lo posso sapere, ma è stata un'agonia come ci è venuta raccontata la vicenda di Maria, ho fatto anche la rima involontaria. E allora oggi voglio farvi una domanda, perché asta tra virgolette tra Bayern Monaco e Chelsea per Matthijs de Ligt, è vero che tutte e due vorranno cercare di inserire una contropartita e il Bayern stesso potrebbe farlo, Bayern che sembra essere la squadra preferita da Matthijs, e allora mi sono chiesto, ma chi potrebbero essere delle contropartite adeguate per la Juventus, per necessità della Juve, quindi ruoli magari scoperti o nei quali possiamo migliorarci, oppure possibilità che il Bayern Monaco apra la cessione e valori di mercato abbastanza simili, quindi parliamo di giocatori che hanno un certo tipo di status, poi ovviamente si può compensare con qualche soldino dietro. Matthijs de Ligt, valore Transfermarkt, è di 70 milioni di euro. Contratto in scadenza il 30 giugno 2024, lo sappiamo, 22 anni, centrale dell'Olanda, 70 milioni di euro. E allora mi sono detto, magari si potrebbe inserire qualche difensore nella trattativa. Ho messo due difensori, un centrocampista e tre fantasisti, tre attaccanti, se proprio vogliamo, sono più dei jolly offensivi. E ovviamente per ogni reparto il primo che vi dico è quello più probabile che possa aprire e invece l'ultimo che vi dico è quello più complicato, quindi è una scala di difficoltà dal facile al difficile. Il primo è un giocatore che qui in Italia troverebbe suo fratello, perché Lucas Hernandez, fratello di Theo Hernandez, potrebbe benissimo essere uno dei nomi che la Juventus potrebbe prendere in considerazione. Ora, no, sicuramente non stiamo andando nella stessa direzione di De Ligt, però è interessante per un motivo Lucas Hernandez, e cioè può giocare indistintamente da esterno sinistro, quindi da terzino sinistro nella difesa 4, oppure può fare il centrale di destra o di sinistra. Mancino di piede, classe 1996, cittadinanza francese, sono tutti comunitari, non c'è neanche un extracomunitario, che potrebbero esserci poi dei problemi per i trasferimenti, cosa che non avverrebbe per Koulibaly nonostante il passaporto senegalese, perché è un trasferimento interno alla Serie A, quindi non ci sarebbero problemi da questo punto di vista. Giocatore col contratto in scadenza al 30 giugno 2024 e valore di mercato di 50 milioni, significherebbe Lucas Hernandez e 20 milioni per De Ligt. Poi ovviamente questi sono valori Transfermarkt e quindi mi fermo un attimo. Però De Ligt per Hernandez e 20 milioni lo fareste? Io probabilmente no, però ci si può lavorare sulla parte che viene sborsata, no, dal Bayern Monaco, per dire De Ligt e 50 milioni, assolutamente sì. È anche vero che loro Hernandez l'hanno pagato tantissimo e quindi immagino che non possa esserci una controparte economica così elevata, però ovviamente per sganciare De Ligt cerco di puntare in alto. E ovviamente questo potrebbe anche essere una sorta di buco, di tappabuco per Alexandro, dato che sappiamo che c'è questa situazione legata al nostro terzino sinistro. Avere un centrale che può giocare sia a sinistra sia largo a sinistra
beh, potrebbe essere un bel jolly. Quindi questa è la prima voce che voglio darvi, il primo nome che voglio darvi. Non lascerò all'interno Pavard perché se n'era già parlato, il Bayer l'aveva proposto come contropartita alla Juve, la Juve l'ha rifiutata, quindi non voglio tornare su quel nome. L'altro difensore che ho messo è Upamecano, che insomma penso che il Bayern Monaco non voglia cedere in questo momento, giocatore molto giovane, classe 1998, anche lui cittadinanza francese, destro di piede in questo caso, ma potrebbe giocare indistintamente sul fronte destro o sinistro della difesa. Infatti Koulibaly piuttosto che Bremer si sta guardando anche il dove giocare, quindi un giocatore che gioca sul centro-sinistra anche se di piede destro è abbastanza ricercato dalla Juventus, diciamo così. Contratto in scadenza al 30 giugno 2026, valore di mercato Transfermarkt 40 milioni di euro. Ecco, io qua vi dico che Upamecano e 30 milioni probabilmente inizia a farmi vacillare come offerta, perché Upamecano è un difensore che va a incastrarsi esattamente sulla stessa linea d'età di Matthijs de Ligt. Io non l'ho seguito tanto, se ne è parlato davvero tanto bene negli ultimi due anni, e poi con quei 30 milioni di euro potresti andare sul mercato nuovamente a investire su un altro centrale. Tradotto, mi fai Koulibaly Upamecano e quindi Upamecano Koulibaly Bonucci Gatti, sarei assolutamente soddisfatto. Però sono abbastanza dell'idea che Bayern Monaco non sia interessato ad inserire questo giocatore all'interno della trattativa. E quindi passiamo al centrocampo, e anche qua secondo me ci sono delle grosse difficoltà, grossissime difficoltà per l'inserimento di questo calciatore, che è Leon Goretzka, centrocampista molto fisico, stiamo parlando di un Marcantonio di 1,89 m, 27 anni, classe 1995, scadenza di contratto al 30 giugno 2026, quindi una scadenza anche abbastanza in là nel tempo, a differenza di De Ligt, un giocatore che in Italia secondo me potrebbe fare i buchi per terra, è una sorta di ibrido tra il classico giocatore di inserimento, la classica mezzala se vogliamo alla Gundogan, può essere un giocatore come Khedira, può essere un giocatore fisico, è un giocatore tecnico, più che altro un giocatore alto e tecnico, che negli ultimi anni ha guadagnato una massa muscolare incredibile nel centrocampo della Juventus, immaginando, ipotizzando un eventuale centrocampo a tre, secondo me questo potrebbe giocare in tutti i ruoli, sia vertice alto sia vertice basso. Lui si trova molto bene in una mediana 2, di un 4-2-3-1, quindi vertice alto, con il trequartista, secondo me potrebbe essere anche lui stesso il trequartista, potrebbe veramente essere schierato in qualsiasi posizione, valore di mercato 65 milioni di euro, quindi sarebbe Goretzka i 5 milioni. Io sono dell'idea che il Bayern non sia interessato ad inserirlo nel trattato, perché è un titolo rarissimo, Goretzka, quando ovviamente è a disposizione del Bayern Monaco, e forse Goretzka ai 5 non lo accetterei per un solo motivo, cioè stiamo parlando di un 99 contro un 95, e per quanto riguarda il livello, sì, Goretzka è un grandissimo centrocampista, ma De Ligt secondo me un grandissimo difensore, quindi aumenterei un pochino la parte che dovrebbe sborsare il Bayern, ma ribadisco, secondo me il Bayern non lo inserirebbe nemmeno all'interno della trattativa, quindi questo diventa un po' più complicato. E attenzione, perché qua c'è un profilo invece che potrebbe essere davvero interessante. Difensori e centrocampisti abbiamo finito. Ora passiamo ai giocatori schierabili in attacco, jolly offensivi, fantasisti, chiamateli come volete. Perché? Perché c'è un certo Serge Gnabry, che è un giocatore importantissimo, importantissimo sia per la sua nazionale, la Germania. Leggo un attimo le statistiche. 34 partite, 20 gol in nazionale, tanto per con la Germania, sia per lo stesso Bayern Monaco, classe 1995, tra l'altro tra 7 giorni sarà il suo compleanno, quindi tanti auguri tra poco, giocatore di 26 anni, giocatore tedesco, anche lui ovviamente la sua origine è della Costa d'Avorio, però naturalizzato tedesco, gioca nella Germania, è un attaccante che può ricoprire sul fronte offensivo praticamente tutti i ruoli, la seconda punta, l'attaccante di destra, l'attaccante di sinistra, quindi schierabile in un 4-3-3 dove volete voi, addirittura in appoggio a Vlahovic eventualmente in un 4-2-3-1, giocatore dal valore di mercato di 65 milioni di euro, ma soprattutto in scadenza al 30 giugno 2023. E questa è la grande apertura, perché ovviamente ragazzi stiamo parlando di un giocatore che tra un anno scade, sponsor Adidas tra le altre cose, e che l'altro giorno è stato immortalato a quanto pare con un cappellino Adidas con scritto Jeep, dovrebbe essere
un cappellino della Juventus, quindi è già fatta. Gli indizi social insegnano a dire che è già fatta, sta arrivando alla Juventus. Scherzi a parte, questo potrebbe essere assolutamente un gran colpo. La Juventus potrebbe non spingere per Zaniolo, poi in seconda battuta per questa cosa, o comunque portarselo a casa lo stesso per cercare di formare un attacco veramente strepitoso, ma soprattutto andremo a sistemare quella casellina di esterno sinistro dove in questo momento siamo davvero sguarniti, dove stavamo monitorando anche Kostic. Poi Kostic è più vecchio, sicuramente non ha lo stesso status, però Gnabry è assolutamente un nome che mi convince tutte le volte che l'ho visto giocare. Poi ragazzi, questo ha fatto delle cose incredibili, io l'ho visto giocare una decina di volte, credo che abbia fatto sempre gol nelle partite che gli ho visto fare. Gnabry è 5 milioni, forse un po' poco, ma anche perché lo status di Gnabry è in scadenza, però stiamo parlando di un giocatore fantastico, tipo Gnabry è 30, accetto molto volentieri la cessione di De Ligt, e poi ovviamente con quei 30 dobbiamo cercare di reinvestire sul mercato, però ribadisco, si potrebbe anche pensare di non prendere Zaniolo e quindi investirne 80 poi sul mercato, perché sono 30 più 50 che risparmi di Zaniolo. Pensiamoci un attimo, ma sicuramente è un nome che mi stimola, che mi stuzzica. Un altro nome, io adesso ve l'ho messo non come più difficile, come semi più difficile, sempre un esterno, classe 1996, nazionalità francese, giocatore che alla Juventus è già passato, è Kingsley Coman, che ora, intendiamoci, Coman ha deciso anche la finale di Champions con il Bayern Monaco, è diventato campione d'Europa con il suo gol al PSG, tra l'altro anche questa la sua ex squadra. Tanti infortuni, ma stiamo parlando veramente di un giocatore molto molto importante che alla Juventus probabilmente non tornerebbe, perché intanto non ha creduto in lui quando era ora. Però anche su Coman andremo a un attimo sistemare quel problema legato appunto all'esterno sinistro. Giocatore in scadenza al 30 giugno 2027, quindi ha rinnovato di recente il contratto, giocatore che ha una scadenza molto in là nel tempo, valore di mercato 60 milioni di euro, e quindi significa De Ligt per Coman e 10, e anche qui non lo farei. Poi ovvio che se iniziamo a portare su Coman e 30, Coman e 40, inizia ad essere un po' più attratto da questa cosa. Attenzione a monitorare anche le condizioni fisiche di Coman, che è un giocatore che negli anni, purtroppo per lui, ha avuto sempre un po' di problemini. E poi c'è il giocatore che considero più difficile da inserire all'interno della trattativa. Perché? Perché intanto è stato acquistato di recente dal Bayern Monaco, e poi perché penso che abbia un valore di mercato più elevato dei 60 milioni che vengono indicati su Transfer Market. Sto parlando di Leroy Sané, giocatore che è passato anche da Guardiola, è passato alla Manchester City di Guardiola, giocatore che è tornato a giocare in Germania dopo l'avventura allo Schalke, contratto in scadenza al 30 giugno 2025, giocatore che anche qua può svariare su tutto il fronte d'attacco, alla destra, alla sinistra, trequartista, seconda punta, ma non penso proprio che il Bayern Monaco sia disposto ad inserirlo. Anche qua sarebbe Sané e 10 milioni, secondo me la controparte economica dovrebbe essere sempre intorno almeno ai 20-30 milioni anche con giocatori di questo calibro. È ovvio che ora stiamo giocando, stiamo sognando, stiamo facendo nomi, magari l'offerta del Bayern Monaco è più bassa dal punto di vista economico, magari 70 milioni di euro cash, oppure uno scambio alla pari con un calciatore di quelli che abbiamo elencato, anche se ribadisco, secondo me l'unico che potrebbe entrare, anzi forse gli unici due che potrebbero entrare in un eventuale discorso, sono appunto Lucas Hernandez, che però ha una valutazione molto alta residua per il Bayern Monaco a bilancio, e Gnabry per un discorso legato al contratto. Tutti gli altri mi sembrano giocatori molto difficili da inserire nella trattativa. È anche vero che stiamo parlando di De Ligt, che è il giocatore più prezioso se vogliamo della Juventus, il giocatore che è stato pagato di più presente nella rosa della Juventus. E quindi se vuoi trattare un giocatore del genere, vuoi inserire la contropartita, anche la contropartita deve essere di livello e la parte economica deve essere vantaggiosa per la Juventus. Questi sono i sei nomi, sette se vogliamo con Pavard, che non ho trattato perché appunto sembra essere stato rimosso dalla Juventus all'interno dei discorsi che sono stati fatti col Bayern, ma sono curioso di sapere intanto la vostra opinione, se questi sei nomi vi convincono. E in seconda battuta, se ci sono altri giocatori del Bayern Monaco che vi interessano. Poi ovviamente qualcuno potrebbe dirmi Kimmich, qualcuno potrebbe dirmi Lewandowski, magari qualcuno mi dice pure Neuer, non lo so. Però mi sembravano i giocatori più logici da inserire in un video per un'eventuale trattativa con Matthijs de Ligt. Sono curioso di sapere la vostra opinione, perché so che tra voi ci sono diversi estimatori del Bayern Monaco e comunque della Bundesliga che hanno seguito tanto la squadra tedesca e quindi magari ne sapete più di me. Fatemi sapere nei commenti.